così permetto anche un po' ad altri di prepararsi anche successivamente. Nel senso, io sono anche sono molto contento della partecipazione di questa giornata, perché è stata una settimana abbastanza dura, molto lunga. Fabrizio l'ha già fatto, ha già ripercorso un po' quali sono state le giornate che ci hanno portato alla data di oggi, da una mobilitazione sui trasporti fino a una mobilitazione per l'abitare, che evidentemente rientra in un quadro nazionale di grande difficoltà e di grande disagio sociale. Il primo dato, secondo me, concreto di questa giornata è vedere che finalmente tanti soggetti politici, ma anche di movimento, che comunque in qualche modo hanno un occhio di riguardo verso la condizione sociale più disagiata e più in difficoltà in questa fase di crisi, si ritrovano finalmente a discutere dei problemi reali che ci sono in questa città e a provare a trovare delle soluzioni. E l'intervento che è stato fatto poco fa dall'esponente di Sinistra Persiana va in quella direzione lì. Io dico questo, nel senso, secondo me il dato principale del tavolo di lunedì con la Sansevieri, con il presidente della Sansevieri, con la Ferretti, con l'assessore all'abitare, sarà proprio quello di chiedere che la destinazione d'uso sarà appunto quello per studenti o giovani lavoratori o precari, insomma. Cioè, dargli valorizzare questo immobile. Da settimane che proviamo a ribadirlo e proviamo a dirlo. Abbiamo avuto un grande timore in queste settimane, lo dico con grande serenità, che si provasse a fare un gioco politico un po' sporco, sempre chiaramente per mere questioni di bilancio, che si provasse in qualche modo a tenere sotto scacco l'azienda regionale del diritto allo studio per cercare in qualche modo di trarne il maggiore più possibile vantaggio dalla stessa. Ovvero, io ho il timore anch'io che questo immobile non verrà mai venduto. Cioè, poco fa, il comune, qualche settimana fa, il comune ha messo